Slow Rider, un programma realizzato grazie al contributo di FAI, Fondo Ambientale Italiano, Consorzio Parmigiano Reggiano, Parchi del Ducato, Industria Dolciaria Pattini, Art Café, Assicap, Carevo, Corsica e Sardinia Ferrix, RP Motors Parma, Triumph Parma, sponsor tecnico Triumph e GV. Vogliamo fare di Scorrano una meta d'accoglienza per tutte le fasce d'età. Noi non siamo soltanto il paese delle luminarie, nonché capitale mondiale delle luminarie, ma siamo anche un paese che può offrire al suo turismo questo e tant'altro. Pensiamo che bisogna puntare sulla destagionalizzazione del turismo stesso. Infatti Scorrano può dare tanto con il suo artigianato, partendo appunto dal titolo stesso dell'educational, Scorrano Illuminato. Vogliamo lasciare traccia. Ci troviamo nella rada di Castro, è una baia naturale con 40 metri di profondità media nel sito in cui alleviamo i mitili attraverso un sistema long line, che è un sistema galleggiante dove naturalmente i mitili crescono per un ciclo vitale di circa 18 mesi. La baia è caratterizzata da delle sorgenti di acqua dolce sotterranea che mitigano la salinità, creando un trofismo e quindi un nutrimento per i mitili in maniera totalmente naturale. Traggono il nutrimento dall'ambiente, quindi dalle alghe, la sostanza organica che filtrano dalle acque, senza nessun apporto né di mangimi, di farmaci. È comunque solo la manualità del lavoro che porta alla crescita del prodotto. È tutto basato sull'esperienza dell'equipaggio che dalla raccolta del seme alla sgranatura, quindi alla creazione delle calze che si trasformeranno nelle reste del prodotto finito, da 15 a 18 mesi di accrescimento, con delle lavorazioni intermedie che danno maggiore crescita al prodotto. Una cozza da un guscio molto solido che dà una grande vitalità del prodotto anche fino al commercio. Quindi una cozza fortemente ossigenata
che ha un sapore tutto caratteristico della baia, quindi di queste sorgenti di acqua dolce che danno una mitigazione della salinità, quindi questo contrasto tra sale e acqua dolce e queste alghe che tipicizzano il prodotto. Il mercato locale chiaramente è quello che ci ha dato la base, su quello poi abbiamo esteso la nostra logistica su tutto il territorio nazionale, con anche delle spedizioni estere settimanali. Dalla prossima settimana impianteremo un nuovo impianto di 27 ettari qui a largo, sempre nella baia di Castro, per avere una maggiore produzione e seguire il nostro percorso produttivo. Tutta l'area è interdetta alla pesca, quindi cercare sempre di essere sostenibili sia da un punto di vista ambientale sia da un punto di vista sociale, cercare di creare un'oasi anche per il popolamento dei pesci. Posso fare altro in questo momento se non assaporare la delicatezza di queste cozze di Castro Marina della Castrese e questo vinello bianco sincero. Motoristo Motemagno. Siamo qui in Marina d'Andrano allo Swim Libri di Nuotare. Swim Libri di Nuotare è un lido accessibile nato da un progetto Innovability voluto dal Comune d'Andrano. È un lido che si basa sulla metodologia della psicomotricità funzionale del dottor Jean Lebouche, dove il benessere della persona è fondamentale e dove l'inclusività e il volersi bene sono gli ingredienti fondamentali. È un lido aperto a tutti e non è un ghetto. È un lido dove si fa cultura accessibile, si fanno dei laboratori psicomotori funzionali, ma anche di benessere della persona. È un lido volutamente creato in una piazza marina del comune, proprio per abbracciare la diversità che ci accomuna tutti, ma allo stesso tempo che ci rende unici, perché la vera forza è l'unicità di ognuno di noi e la propria capacità di mettersi in discussione nel guardare l'altro, con i propri limiti ma con le proprie potenzialità. Friscus è un prodotto innovativo, un prodotto da forno fatto da un mix di semole di grano duro italiano certificato, curcuma, origano, sale e lievito madre. Questo è il Friscus. Le applicazioni del Friscus sono tante. Si va dall'antipasto al dolce come elemento per dare croccantezza sia alle insalate di mare, alle insalate di verdure, alle zuppe di legumi, ai primi piatti, ai secondi piatti, ma anche per riempire calamari, cozze e tutto il resto. C'è anche un'applicazione un po' più particolare del Friscus perché va anche nei dolci. Se bagnato invece con acqua fredda può essere utilizzato allo stremo di un couscous, da qui l'idea del friscus. Non sarà mai un couscous perché ha un carattere proprio dovuto alla presenza della curcuma, che è un potente antiossidante, antitumorale, antinfiammatorio naturale, e dell'origano, che è un disinfettante naturale. Friscus è un prodotto di panificazione, quindi, che riprende, diciamo, le antiche tecniche di panificazione ed è fatto attraverso l'utilizzo del lievito madre.
principalmente il nostro core business è il pomodoro di varietà tipo San Marzano. Si raccoglie tutto a mano. Dopo la raccolta avviene il lavaggio sui tavoli stessi e una volta lavati nell'arco di 24 ore sono pronti per essere tagliati. Proprio quest'anno a Milano abbiamo lanciato la linea dei Cupidi, noi prendiamo il nome La Cupa, che è una contrada dove ci troviamo, contrada La Cupa, che prende il nome da un menhir storico. Dalla Cupa sono nati i Cupidi, figli di Cupido, derivati dalla passione, dall'amore nel fare le cose, nel fare bene le cose. E i nostri prodotti, la linea dei nostri prodotti dedicati alla tavola, al consumo diretto, sono i prodotti che amo dare a mio figlio, ai miei figli. Devo stare tranquillo che qualsiasi vasetto che vanno ad aprire so che c'è dell'amore là dentro, non c'è un prodotto, perché sono fatti veramente per bene. Noi ci appoggiamo a dei tecnologi che vantano un primato su scala nazionale. Quando sono venuti all'inizio, guarda, ci mettiamo dell'acido ascorbico, dicono sali su, c'è mia madre, vedi come li fa, mettilo su carta e quello dobbiamo fare. Quindi abbiamo bisogno dell'aceto per acidificare, si usa l'aceto, si usa il succo di limone, al massimo un po' di acido citrico solo nelle olive, come si usava nelle nostre famiglie, né più né meno. Una cucina tutta casalinga, melanzane sotto olio, pomodori secchi, due alici, i lampioni, che noi li chiamiamo i lampioni, il formaggio, le cicoriede, sempre casalecce, le crocchette di patate, sempre casalecce, castrato di agnellone con le patate, pezzetti di cavallo, le melanzane alla parmigiana, alla torta, il vino rosso, rosso e rosato, il limoncello nostro, il liquore caffè nostro, fatto di casa, tutte cose noi, nostra casaleccia che facciamo la maggior parte tutti i giorni. A colazione o a merenda, Pattini è sempre con te. L'arte e Art Caffè, il buon caffè di Parma. Noi vi assicuriamo viaggi felici e non solo. Assicap, Agenzia Generale Cattolica Assicurazioni Parma. La Kadjar, appena uscita dalla Carevo, concessionaria Renault Dacia per Parma e Fidenza, seguirà le strade percorse dai motociclisti di Slow Rider. Corsica, Sardegna, Elba Ferris. Con
Consorzio Parmigiano Reggiano. RP Motors, concessionario BMW Motorrad per Parma e provincia. Sponsor tecnico Triumph e GV. Questa struttura è un B&B a conduzione familiare e qui troverete me e mia sorella Martina. Corte dei Granai è un'antica dimora situata a Maglie. Qui era un antico granaio. Il nonno insieme agli zii hanno cercato di poter ridar vita di nuovo a questo granaio lasciato così in disuso ormai da anni. Amiamo raccontare il territorio, per noi il cibo in generale, in questo caso oggi degusteremo alcuni gelati e sorbetti, racconteranno a voi ospiti del nostro territorio alcuni pezzi di storia e alcune sfaccettature. Voi sapete benissimo che abbiamo una differenza tra gelato e sorbetto. Per rinfrescare le idee, quando parliamo di gelato abbiamo la presenza di latte, quando parliamo di sorbetto abbiamo la presenza di acqua. Io lo dico da sempre, non inventiamo niente, raccontiamo. Abbiamo voluto raccontare quello che era il latte di capra e avrete modo di sentire questa delicatezza del gusto. Di solito la capra inibisce un attimino per i marcatori del gusto, in questo caso è molto delicato. Le donne salentine, le fimmane, che erano le donne che lavoravano la terra e soprattutto erano impegnate nella piantagione e raccolta del tabacco, quindi ho voluto dedicare a queste donne questo gusto di gelato. Poi passiamo in quello del racconto e delle coccole che la mamma faceva ai propri figli, ovvero il gusto frisella, le briciole delle friselle che venivano inserite e conservate nelle capase. Chi di voi si ricorda qual era il dolce dei poveri? Era comune perché è di epoca romana, quindi era una delle cose. I nonni, c'è queste nei racconti, le tenevano sempre in tasca e diventava il regalo che veniva dato ai bambini. Cos'era? I fichi secchi con le mandorle. Ci troviamo in una delle più antiche masserie del Salento. Stiamo parlando delle stanzie perché originariamente era un luogo di sosta. Antiche carovane, trasportando l'olio lampante verso il porto di Gallipoli, si fermavano, stazionavano, si raccontavano anche degli episodi e poi ritornavano a riprendere il viaggio. Oggi fa da padrona l'esperienza, la bravura delle nostre donne che preparando dei piatti molto semplici, di natura contadina, propongono la degustazione di questi piatti. La nascita è proprio azienda agricola zootecnica, poi viene fuori il recupero della masseria dove noi abbiamo voluto portare i prodotti dei campi e dell'azienda zootecnica di quelle stalle, eccetera. E la mattina mentre venivamo a lavorare nei campi abbiamo trovato il portico di dietro dove voi siete entrati stasera, che era crollato per il temporale.
e da lì abbiamo cominciato piano piano a recuperare. Quando pioveva in campagna venivamo qua a fare qualche lavoro di consolidamento. L'idea era quella di consolidare la struttura perché non crollasse. Poi da questo è venuto fuori l'idea di cominciare a utilizzarla per questa valorizzazione della nostra cucina, utilizzando, come vi dicevo prima, i prodotti dei nostri campi. Le pietanze che fino a pochi decenni fa erano presenti sulle nostre tavole, che sono, come dire, oggi le chiameremo le prelibatezze, va? Ma una volta erano solo piatti poveri che riuscivano a riempire le pance dei nostri poveri contadini o dei nostri poveri abitanti di queste zone, perché queste zone non erano così ricche come le potete voi immaginare o come le immagina qualcuno che viene da fuori. Avere la strada per arrivare in questi luoghi era già una modernità, già la strada. Questi luoghi non erano abitati da persone che avevano il piacere di abitarli, ma perché erano quelle persone che nella vita sociale, nella vita civile, non riuscivano molto facilmente a comunicare tra loro. Allora questi luoghi abbandonati, questi luoghi periferici, questi luoghi veramente a volte anche desertici, diciamo così, erano i luoghi dove queste persone riuscivano ad avere la loro pace, serenità, eccetera. Questo è un punto molto particolare della Terra d'Otranto, quindi di tutto l'Alto e il Basso Salento. È un punto strategico, è un punto che guarda a Oriente, è la porta d'Oriente ed è il ponte che ha collegato anche in epoche storiche precedenti l'Occidente con l'Oriente. È il fulcro della nostra civiltà, quindi è un punto da visitare assolutamente nelle vostre tappe in Salento, proprio perché testimonia quella che è stata la fusione con l'Oriente a causa delle dominazioni passate e che ci ha lasciato anche tantissimo nell'arte del posto. In questo caso Punta Palacia è la parte, diciamo, del capo d'Otranto che si trova più a est, è il primo punto d'Italia in cui sorge il sole, in cui vediamo il sole, e è suggestivo perché proprio qui si ha l'incontro dei due mari. Non è a Santa Maria di Leuca che viene utilizzato solo ed esclusivamente come punto geografico per la navigazione di divisione fra mare Ionio e mare Adriatico, bensì è proprio Punta Palacia la zona fisica in cui avviene l'incontro dei due mari. Punta Palacia è una zona magica sostanzialmente, una zona in cui si può apprezzare la quiete, la tranquillità, la lentezza che scandisce i nostri tempi, i tempi salentini possiamo dire, perché grazie al cielo è una zona in cui è conservata proprio la nostra identità, il mare, la campagna, la macchia mediterranea, i profumi della nostra terra. Ed è suggestivo il fatto di poter osservare un tratto di costa incontaminato, così proprio come lo ricorda Madre Natura da sempre. Ci troviamo a Maglia, la Trombettiera, una trattoria che parte come trattoria tipica, presenta un menù tipico di
di piatti del territorio e che nel corso di pochi anni di vita si specializza e cambia un po' il menù, inserendo piatti di pesce, inserendo dei piatti, mantenendo sempre i piatti della tradizione un po' rivisti, un po' rivisitati rispetto a quelle che erano le ricette autentiche e originali. Noi aborriamo i menù scritti, stampati, quelli che vengono messi al tavolo, in quanto riteniamo che il primo approccio con il cliente è quello della spiegazione dei piatti, e per quello preferiamo fornire o dare un menù scritto su una lavagnetta che portiamo al tavolo sistematicamente ogni volta che il cliente arriva e si siede. E sicuramente non si può non assaggiare una pasta ripiena di baccalà, condita poi con della polpa di riccio e una crema di peperoni. Sicuramente la frittura di pesce, perché parliamo solo ed esclusivamente di pesce fresco. Noi abbiamo uno chef quest'anno che è specializzato sia a parte sulla cucina ma anche sui dolci, per cui prepariamo molto spesso il pasticciotto scomposto, per cui partendo dalla tradizione noi prepariamo a tavolo al cliente, davanti al cliente, una pasta frolla, un biscotto di pasta frolla sbriciolato, lo condiamo con della crema alla vaniglia, e crema inglese alla vaniglia, con una spolverata di alloro fresco e un'essenza di bergamotto, oltre a delle cheesecake al pistacchio, alle nocciole, alla fragola. A colazione o a merenda, Pattini è sempre con te. L'Arte e Art Café, il buon caffè di Parma. Noi vi assicuriamo viaggi felici e non solo. Assicap, Agenzia Generale Cattolica Assicurazioni Parma. La Kadjar, appena uscita dalla Carevo, concessionaria Renault Dacia per Parma e Fidenza, seguirà le strade percorse dai motociclisti di Slow Rider. Corsica Sardinia Elba Ferris. Consorzio Parmigiano Reggiano.
RP Motors, concessionario BMW Motorrad per Parma e provincia. Sponsor tecnico Triumph e GV.